vizio milanese di arrivare in anticipo agli appuntamenti me lo sono tenuto. Innanzitutto grazie, come è giusto che sia per un ministro dei trasporti, mi ero messo giù una scaletta piena di dati, di numeri, di tabelle, poi però ascoltando gli interventi, i dati e le tabelle che sono sì rilevanti hanno lasciato il posto a una serie di riflessioni che mi sono appuntato a penna. Innanzitutto grazie, sono qua non per caso ma per scelta fra tanti inviti che c'erano, perché io penso che voi, le aziende, i lavoratori, coloro che visiteranno la fiera in questi tre giorni siano i veri primi, non dico unici, ma principali sostenitori e fautori della transizione ecologica. Fra tanta gente che chiacchiera di green, imponendo all'industria e ai paesi, penso al settore dell'auto, scelte che nulla hanno a che fare col green ma porteranno solo problemi economici, ambientali e sociali, perché pensare all'acquisto e alla vendita di auto solo elettriche nel 2035 non aiuta l'ambiente e danneggia l'equilibrio e la compattezza sociale, mettendoci mani e piedi a servizio di altri paesi, voi state facendo la vera transizione ecologica. E quindi la mia presenza è qua per dire grazie a chi magari silenziosamente, senza andare sulle prime pagine dei giornali o in onda tutte le sere sui telegiornali, sta veramente facendo qualcosa di ambientalmente, economicamente e infrastrutturalmente sostenibile. Io sto pensando a quello che in questi 11 mesi abbiamo cominciato a costruire, ovviamente partendo da un ottimo lavoro di chi c'era prima di me. Sarebbe un insulto all'intelligenza dire che fino a 11 mesi fa c'era poco, ovviamente un lavoro di squadra, che il Ministero delle Infrastrutture, dei Lavori Pubblici e dei Trasporti è un collante. Poi ovviamente questo è un governo politico che si prende la responsabilità, onori e oneri di alcune scelte. Sconcertava me ascoltare, perché ci andai da Ministro dell'Interno, non è un paese civile quello dove da anni ci sono l'esercito, la polizia e i carabinieri a presidiare dei cantieri dove si costruisce una ferrovia. E spero che termini il prima possibile questa vergogna internazionale. Io andrò entro la fine dell'anno col collega ministro dei trasporti francesi, sul fronte francese e sul fronte italiano, perché avere centinaia di donne e di uomini in divisa a presidiare dei binari e una galleria è qualcosa che nell'anno del Signore 2023 non si può sentire. Però i lavori TAV procedono su entrambi i fronti e mi prendo la piccola soddisfazione con l'Italia che sta rispettando completamente la tabella di marcia, così come sarò a Bolzano lunedì, anche i lavori per la più grande opera infrastrutturale ferroviaria interrata, che è il tunnel del Brennero, 65 chilometri, stanno procedendo spediti e anche lì, fra i due protagonisti, l'Italia è assolutamente in tabella di marcia e sta rispettando tutti gli impegni presi. Perché parto dall'ultimo intervento, ogni tanto, e guardo il Presidente di Confindustria, eccediamo, magari anche dal punto di vista giornalistico, in lamento, quando il sistema economico, imprenditoriale e infrastrutturale italiano tiene, ovviamente nonostante le crisi esterne, probabilmente riesce anche ad assorbire in maniera migliore, vista la conformazione della nostra impresa, le crisi, e se quest'anno lo chiudiamo crescendo più della Germania, avendo meno deficit della Francia e meno infrazioni europee rispetto alla Spagna, ovviamente non è merito del governo che è qua da 11 mesi, ma è merito di un sistema paese che dovrebbe essere più sostenuto, più apprezzato e più valorizzato. Dal mio punto di vista questo stiamo facendo, quindi la Brescia-Verona-Vicenza, con i soldi e l'accompagnamento necessario, il terzo valico, pensare ovviamente, io mi occupo di ferrovie però mi occupo anche di strade e autostrade, qua siamo a Milano, la Liguria è una terra straordinaria, però è lunga e complessa e per motivi di fisica e di occupazione degli spazi, la ferrovia può essere lì come altrove l'unica risposta a quello che altrimenti l'automobile non può dare. Quindi
pensare di arrivare in un'ora da Milano a Genova, da Milano a Torino e da Torino a Genova ricostruirà sì quel triangolo industriale che è assolutamente fondamentale. Penso al passante di Firenze, sono anch'io un fruitore del Frecciarossa, un'altra opera ingegneristicamente notevolissima, anche lì c'era uno sparuto nucleo dei Notav, però passare sotto quell'opera d'arte che è Firenze significa liberare l'alta velocità italiana da eventuali problematiche che possano accadere in una qualsiasi altra città. Penso all'alta velocità Napoli-Bari e anche qua pensare che fra poco tempo in 2 ore si collegheranno 2 capitali del sud e in 3 ore da Bari si arriverà a Napoli, come per l'alta velocità Milano-Roma, sarà assolutamente una scelta e un'alternativa all'aereo, perché oggi si può andare da Bari a Roma, ovviamente non ti pone il problema, quando ci arriverà in meno di 3 ore, così come per Milano-Roma, il mercato sicuramente crescerà. Ieri ero a Trento, la circonvallazione, il bypass per togliere le merci e il traffico dalla città di Trento, piuttosto che la Palermo-Catania-Messina. Anche i Notav adesso probabilmente si trasferiranno un po' più a sud, cambiano la bandiera, cambiano la maglietta e diventano no ponte. Il ponte da solo non risolve i problemi. Il ponte, unito ai 18 miliardi che stiamo investendo in strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e ai 18 miliardi che stiamo investendo in strade, autostrade e ferrovie in Calabria, è un anello che se mancasse non darebbe senso alle decine di miliardi che stiamo investendo. Se mi aveste chiesto 15 anni fa il ponte risolve i problemi del sud, no. Nel 2032, visto è un anno che ricorre, per chi crede alla Cabala magari ce li giocheremo anche, 2032 primo treno che utilizzerà l'alta velocità fra Torino e Lione, 2032 primo treno che in 25 minuti passerà da Fortezza al Brennero a Innsbruck, 2032 primo treno, perché i no ponte lo dimenticano, oltre le 6 corsie stradali ci sono anche 2 corsie ferroviarie con 200 treni in transito al giorno, primo treno che non collegherà Messina e Reggio Calabria, ma collegherà Palermo a Roma, a Milano, a Berlino e a Stoccolma, con un corridoio che dopo 50 anni finalmente diventerà realtà. Che il primo treno a idrogeno parta dalla mia Lombardia è motivo di orgoglio, e quindi la Brescia Iseo Edolo entro il 2024 in funzione, però oggi passerò anche a ringraziare gli amici lucani, perché il treno a batteria delle ferrovie Apo-Lucane per me ha lo stesso valore e la stessa importanza simbolica ma anche economica. Ovviamente con Ferrovie dello Stato abbiamo un piano di investimenti di 150 miliardi di euro nei prossimi anni, e se a questi sommiamo i 50 miliardi di ANAS c'è un pacchetto di spesa di 200 miliardi che, se messo a terra, porterà l'economia italiana ad avere un boost così come nel secondo dopoguerra con l'autostrada del sole. Io mi sono qua dalla ferrovia, torniamo su gomma. D'altronde oggi l'80% delle merci viaggia su gomma, quindi è chiaro che bisogna far crescere il traffico ferroviario innovando e progettando, però poi bisogna anche tenere presenti i numeri. Mi conforta il fatto che anche negli anni 50 c'erano i no Autostrada del Sole, che ritenevano che fosse un'infrastruttura inutile. Vorrei averli qua oggi nel 2023 in fiera a Milano, i no Autostrada del Sole, ma penso che fra qualche anno i no TAV e i no ponte avranno la stessa stima. Questa settimana, e lo dico agli utenti, non a chi ci lavora, perché poi ovviamente il treno è fatto per chi sale in treno la mattina, pendolare, business, questa settimana ci sarà il consiglio di amministrazione della società che si occupa di sicurezza per le Ferrovie dello Stato, FS Security, che nominerà il nuovo board. L'obiettivo è arrivare ad avere 1500 vigilantes, donne e uomini, che faranno sicurezza a bordo dei treni e all'interno delle stazioni, perché noi possiamo andare anche a 350 all'ora, poi però durante il viaggio, sia per i lavoratori che per i passeggeri, sul treno e all'interno della stazione, la sicurezza non può essere un di più, e quindi fuori dalle stazioni sono le forze dell'ordine a vigilare, all'interno e sui convogli
mi prendo tutta la responsabilità di migliorare la qualità del servizio. E poi chiudo con una riflessione positiva, ottimistica, ma non l'ottimismo perché essendo vicepresidente del Consiglio devo piazzare i BTP valore e quindi conto che voi chiediate al vostro banker, finito questo momento, di andare a sottoscrivere una quota, anche perché fortunatamente nella prima giornata in 170.000 l'hanno già fatto. Quindi se un paese non credesse in se stesso non ci sarebbero centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori che ti danno fiducia e ti mettono in mano una parte del loro risparmio. Però io penso solo agli ultimi 10 giorni. Ho avuto l'onore di andare a inaugurare il Salone Nautico a Genova e il settore della nautica italiana sta vivendo un momento di crescita, di esportazione e di ordinativo che non ha precedenti nella storia. Ci sono alcune società che se contattate oggi ti consegnano il prodotto nel 2028 e buona parte di questo prodotto industriale, artigianale, manifatturiero italiano è dedicato alle esportazioni, quindi è un valore aggiunto, è un attivo di bilancio sulla bilancia commerciale. Settimana scorsa la moda, che sta vivendo anche da questo punto di vista un momento assolutamente magico, soprattutto per l'esportazione su nuovi mercati. Oggi il salone, l'Expo Ferrovie, mi dicevano che ci sono altri due grandi competitor che sono a Berlino e a Parigi. Mai porsi obiettivi di media portata, io sono convinto che questa fiera e il nostro sistema paese nell'arco di qualche anno potrà osservare con interesse da distanza sia Berlino che Parigi. Insomma, stiamo vivendo un momento assolutamente positivo. Quello che possiamo parlare, portare, mi taccio, come valore aggiunto dal punto di vista della politica è lasciar fare. Come c'è sugli autobus, non disturbare il conducente. Quindi un codice degli appalti che semplifica. Quindi l'impegno a riunioni quotidiane perché 23 miliardi in capo RFI per il PNRR siano puntualmente aggiornati e spesi. Quindi una riforma della burocrazia e anche della giustizia che permetta alle imprese di fare impresa e un governo che fa una cosa rivoluzionaria, che dà un messaggio chiaro a chi produce e a chi investe in questo paese. Abbiamo tutta l'intenzione di stare qui per tutti i 5 anni del mandato che i cittadini ci hanno consegnato e avere un governo che va avanti per 5 anni con una visione che è la stessa per 5 anni e un ministro che si occupa di infrastrutture per gli stessi 5 anni, penso che per il settore che deve investire in questo paese sia assolutamente fondamentale. Quindi con oggi pomeriggio, quando prendo l'aereo per Roma, torno assolutamente confortato dal fatto che il sistema Italia è un sistema che si è messo in condizione di competere a parità di requisiti con gli altri, non ha nulla da invidiare e non ha nulla da temere rispetto a nessuno. Buon lavoro e buon viaggio a tutti. Grazie.